Poiché l'universo e l'uomo sono costituiti da tre principi, i numeri danno ugualmente un triplice senso, con adattamenti diversi ai diversi piani. Dal punto di vista della loro costituzione, i numeri hanno: primo, una struttura corrispondente alla anatomia; secondo, una organizzazione corrispondente alla fisiologia; terzo, una filosofia corrispondente alla psicologia. Ebbene, consideriamo ciascuno di questi tre aspetti. L'anatomia del numero ci mostra in che modo è costruito, quali sono i suoi organi costitutivi e qual è il suo posto nella serie, poiché alla anatomia personale si aggiunge l'anatomia comparata che determina la sua famiglia e la sua razza. Un dilettante degli studi sui numeri, Boss di Roma, ha fatto una osservazione interessante. Se ad un numero qualsiasi si sottrae il suo valore numerale, il resto è sempre 9 o un multiplo di 9. Prendiamo come esempio il numero 127. Addizionando le tre cifre che lo costituiscono, 1 più 2 più 7, si ottiene 10. Se si sottrae 10 da 127, otteniamo 117, che dà 9. Addizionando le tre cifre, 1 più 1 più 7. Questo metodo conduce alla ricerca dei tre principi costituenti il numero. Lo spirito del numero è ottenuto dall'addizione delle sue cifre costituenti. Così 127 ha per spirito 10, risultato dall'addizione di 1 più 2 più 7. Il corpo di questo numero è 9, poiché 3, 6 o 9 sono le cifre della materia che possiamo combinare come vogliamo. Si ritrovano sempre. È così che la materia cambia aspetto, ma si ritrova sempre nei corpi viventi identica a se stessa. Infine, è facile trovare l'astrale del numero che ci interessa. Esso è ciò che rimane quando si è tolto lo spirito 10 e il corpo 9, cioè 127 meno 19, ossia 108. Riassumendo, lo spirito di un numero è dato dall'addizione delle cifre che lo costituiscono. Per il numero 127 lo spirito è 10. Il corpo di un numero è dato dall'addizione del numero che resta dopo che è stato tolto lo spirito del numero. Per 127, se togliamo 10, resta 117, la cui addizione dà 9. L'astrale del numero è ciò che resta dopo che si è tolto lo spirito e il corpo fisico o materia. Per 127 è il numero meno lo spirito, che è 10, e meno la materia, che è 9. Si noterà che l'astrale è numericamente sempre più grande degli altri elementi. Ma prendiamo ora un numero di tre cifre qualsiasi, ovvero 823, e facciamone l'anatomia. Prima formiamo la somma delle cifre. 8 più 2 più 3 uguale 13. 13 è lo spirito del numero. Sottraiamo 13 da 823.
il resta 810. Addizionando le cifre di 810 otteniamo 8 più 1 più 0 uguale 9. Estraiamo nuovamente 9 da 810 ed otteniamo 801 astrale. Adesso possiamo stabilire la costituzione del nostro numero 823. Tutti i numeri, senza eccezione, quando si è estratta la somma delle loro cifre, danno per risultato un numero la somma del quale fa 9, numero della materia e ultimo termine della serie 3, 6, 9. Il numero che consideriamo come l'astrale del numero fa anche lui 9 per addizione delle sue cifre. Poiché questa questione ci pare nuova ed è stata oggetto di studi personali, diamo alcuni esempi. I 10 primi numeri sono spirito. Non hanno né corpo né astrale. Dal 10 al 19 i numeri hanno uno spirito e un corpo. Non hanno astrale. A partire da 20 i numeri hanno un corpo, uno spirito ed un astrale. Eccone alcuni.